Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in una nuova puntata, diciamo, del server free. Più che puntata è un video aggiornamento, ecco, e lo utilizzo anche come una semi puntata, diciamo, quindi sarà un video pressoché breve. Allora, innanzitutto, come vedete, i pigs ne ho comprati 10 e adesso ce ne sono sostanzialmente 21 che possiamo vendere. Quindi si comprano un po' e dopo loro aumentano. Ovviamente se ne comprate 100 milioni sapete che ne avrete da vendere altrettanti. Adesso ovviamente è andato tutto a zero perché vi ricordate ne avevo messa pochissima e comunque è stato tanto tempo, diciamo, senza, cioè nessuno li ha curati, ecco, perché diciamo non ho ancora detto come cosa fare. Comunque, se volete, se siete nel server free, non sapete cosa fare, sapete che ci sono i bruzzellini da Stargate Rio. Per la vendita manca il carro, ma a breve verrà aggiunta la Catlexion e rimesso, diciamo, il suo carro. Ecco, adesso ne scarico così un po', così intanto almeno iniziano un po' di produttività, ecco. Allora, vi voglio dare appunto delle notizie che quindi dovete stare un po' all'occhio. Allora, abbiamo deciso che chi sgara viene punito e non si può più tornare indietro. Nel senso che uno fa, magari come è già successo stamattina, le barbabietole, tutti mi hanno detto guarda che sono tutte le barbabietole rabaltate dappertutto, è un casino, non si riesce, no. E allora, diciamo, lì, in quel caso lì, si va a vedere chi è stato. Allora, se è un colpetto perché è allagato, bene, ma se ha fatto disastro su tutto il campo, prima volta che lo ribecchiamo, a fare, diciamo, lo becchiamo in fragranza di reato, viene bannato dal server e non può più entrare. E non può più neanche venirmi a dire, ma qua, ma là, ma io lagavo, Se lagate, ve lo dico, uscite, ve lo sto ripetendo già da tanto tempo, quindi non avete più scuse. Se lagate, prendete, uscite, punto, e basta. Poi, così gli abbiamo dato un po' anche qui alle mucche. Poi, cosa dovevo ancora dirvi? Appunto, è stato anche beccato il finto FMarco 95, che era dentro il server pochi giorni fa, l'altro giorno, ed è stato immediatamente bannato. E il bello è stato che poi uno nella pagina mi è venuto a dire, oh Marco, io non riesco più a entrare nel server, mi continua a respingere. Io con quella persona io non voglio più niente avere a che fare. Se una persona mi prende in giro in quel modo, da me non avrà assolutamente niente, non potrà più rientrare nel server. E niente, prossima volta ci pensa due volte a fare ciò che non deve fare. Questo è quello, diciamo, che andava detto. Se uno laga un attimo, rabalta, doccari, non scrive scusa lagato paura, lagato da paura, adesso sistemo, comunque insomma datemi una mano a sistemare. Però se ricapita spesso, allora ti dico, se laghi tanto, accomodati, diciamo, da un'altra parte, lascia Mari a chi, siccome, diciamo, appunto, a chi Mari ha una connessione migliore, che riesce quindi a giocare. Siccome ci sono più di 80 persone, bannare un paio di persone che si comportano male, non è che resto col server mezzo vuoto. Ci sono sempre persone sicuramente che vogliono entrare, che aspettano che si liberi un posto, eccetera eccetera. Quindi se vi comportate bene, a me va benissimo. Vedo che vi comportate male, una volta vi dico su, la seconda vi sbatto fuori per una volta, se vi becco di nuovo vi bandisco per sempre. E dopo non venite, ma io, ma qua, ma là, cioè non, una volta che si è bannati non si ritorna indietro. Io faccio così, altrimenti stiamo qua fin domani mattina a prenderci in giro praticamente. Siccome tempo non ne ho molto e
cerco sempre di lasciare spazio, magari anche nella serie vedo più o meno sono sempre quelli che entrano, se si comportano bene, ok, se no presto faccio mandarli via, che tanto ci sono tantissime altre persone che magari è già da tanto più tempo che aspettano di entrare, e quindi gli do la possibilità a loro, dato che qualcun altro si comporta male e butta là le cose. Bene, questo sostanzialmente era quello che vi volevo dire, nel senso che non si trasgredisce, se è un lag è un lag, ma un lag si vede un attimo, ok, tu sono da sbattere col fender, scusa il lagato, cerco di sistemarlo, se lago troppo non riesco a sistemarlo mi mandate un messaggio nella pagina e dite Marco guarda scusa ho lagato, e se non avete Facebook insomma in qualche modo lasciate detto a qualcuno dentro il server che dite o primo dica F Marco Nacica che per sbaglio sono andato addosso qua, non posso, non riesco a sistemare, insomma quindi un po' di quel che si vuol dire, perché sapete che di punto in bianco senza né avviso né preavviso venite bannati e da là non si scappa, come è già successo. Allora vedete, già tanto ritorniamo noi ai nostri pezzellini, già produttività al 81%, come vedete abbiamo 10 maiali slash 21, in teoria ne possiamo vendere 21 se non erro, e quindi vedete che comunque si tira avanti lo stesso. Adesso li porto un po' di frumento, poi li porterò un po' di patate, qualcuno mi ha detto che gli si può dare anche barbabietole, per ora ho visto che le patate diciamo vanno bene lo stesso. Vedete anche il Wool Collector, capita magari certe volte magari tundate addosso, magari lo stesso un po' il Wool Collector di suo del lag, vedete se sono lag così per sbaglio andate a sbattere incastrate il trattore, oh scusa un attimo, però diciamo non se lagate sempre, allora là vi dico prendi piacere esci, entra magari un altro giorno quando è in linea migliore, oppure controlla di aver chiuso tutti i programmi, magari non so, la dimenticate magari una pagina di Google aperta, dimenticate qualcosa che magari ciuccia un po' di internet e quindi vi aumenta diciamo il ping. Ecco qua, diciamo che essendo pochi se scarica poco presto fanno a mangiare tutto, se facessero diciamo che se ne può dar di più per diciamo scaricarne di più, la lasciate là, invece di scaricare 2099 scaricate 5000, potete tirare avanti un po' di più. Adesso mi costruisco il frumento qua, mi tocca tornare in Rio da nuovo, vabbè, comunque vedete i soldi se ne va avanti qua, possiamo comprare tutti i campi della mappa tra poco, e più campi compriamo, quindi più soldi investiamo, più poi ce ne ritornano indietro, quindi dopo c'è, cioè, ragazzi sono 7 persone che giocano, quindi non è che posso prendere 7 trebbie, è inutile prendere 7 trebbie, non servirebbe assolutamente a niente perché non andrebbero usate, o sì vengono usate tutte e 7, poi quando vorrà di scaricare uno si ferma, uno qua uno là, due ce ne sono, adesso tra poco arriverà la terza, magari piuttosto magari prendo non so un altro carro, prendo l'altra botte, prendo insomma qualcos'altro. Adesso glielo risvuoto qua dentro, andiamo, vado a prendere le patate e ecco dopo a paglia andato. Vedete una roba così, vabbè capita, chi va a naso, ecco che tra l'altro adesso si è anche scastrata solo, quindi per dirvi è tutto sistemabile, basta che non sia. Comunque vedo che diciamo avendo la lista vedo chi c'è dentro, vedo chi sono le persone, se devo chiedere qualcosa a qualcuno tac subito si va là colpo sicuro, se no chi è questo, chi è quello, non mi ricordo, guardate qua, guardate là, domanda, è più sicuro così. Basta patate. I porcellini in qua strada qua, ed insomma così adesso finiamo sempre con questi porcellini qua, così intanto di nuovo vedete come fare un po' più velocemente,
Niente, questo che volevo dirvi, che non si trasgredisce più, regole sono regole e basta. Se è accidentale va bene, se è volontario beh taglio le gambe, punto. Per esempio quelli John Deere acceso, non c'è una tragedia, prima o dopo qualcuno che sa e lo spegne. Tanto abbiamo tanti soldi per un nafta che consuma lasciando acceso un po' di tempo, il primo che lo prende su, diciamo, lo usa, e quindi dopo siamo a posto. Bancaletti di lana ancora un'altra volta, è successo che li sono andati addosso, però mi è arrivato un messaggio: Marco, scusa, ho lagato, ho tirato a parare e tutto. E chi è? Maurizio. Con cime 4414. Però ho visto che anche un po' dentro mi sembra. Anche un po' dentro mi sembrava di aver visto che fosse venuto su, diciamo. Di nuovo è piena. Quindi mi tocca ritornare a casa. Vabbè, tanto dobbiamo cambiare Carlo per la paglia. Quindi cosa manca? Silato, beh. Filato, adesso prendo subito, visto che sono qua, senza tornare indietro. Un'altra cosa, cercate di magari andare in giro magari per niente con i mezzi, non più di tanto per magari perché andate in giro, che insomma uno va in giro, non c'è problemi. Più tanto che non succede come è già successo, prende, va in giro con gli altri mezzi, si incastra, dopo fa perdere tempo, quando bastava premere tab e arrivava praticamente. Vedete, c'è sempre qualche mezzo in qualche posto, a meno che non sia un posto su un campo, qua insomma c'erano altri mezzi, quindi ho una parte via il mouse. No, c'è da fermentare. C'è, schifo, ladro. Mi fa niente mi qua questa vasca qua. Ah, ecco, vuoi prendermi a biogas, visto che se le deve svuotare. Ecco, vedete, c'è nave da solo. Silage, non so se lo prende questo di biogas. Arriva. Ecco, insomma, questo quello che mi interessava. Adesso finiamo qui, poi termino il video, tanto insomma non è che sia chissà che cosa, cioè non è proprio una puntata. Ho fatto il video più che altro per dirvi queste due cosette qui, che se uno ha voglia di fare le cose seriamente che entri pure, se uno ha voglia di perdere tempo, cazzeggiare e altro, che non si metta neanche, perché appena viene beccato viene bannato. Quel no secco, no. Dai, cammina. Occhio. Vedete, c'è anche un po' appunto de ecco, va, pieno da nuovo. Dai che i borsai di morire da sé, porta un cazzo di acqua là. Qua si può scaricare l'ensilage, sì.
a posto. Ecco, insomma, beh, i bancali, le naragne comunque, ragazzi, i bancali, cioè proprio, sono proprio i bancali loro che sono tarati i bancali, quindi c'è poco da fare. Purtroppo è così. Io avrei pensato una cosa, diciamo, un po' più intelligente, ovvero se devo fare una mappa, prendere, diciamo, la zona di vendita e farla praticamente attaccata ai bancali, così basta anche spingerli tutti là senza dover far tragitti e si vendono, così si vendono immediatamente. Se vanno in giro mezzi mari vanno già venduti e insomma altro. Portiamo giù questo, ci prendiamo quelli che in teoria possono portare su un po' di paglia, le prendiamo e poi scarichiamo la paglia, l'acqua ce l'ha appena messa e con la paglia dovremo portare al 100% la produttività e poi vedremo nella prossima puntata quanto ammonteranno poi questi maiali che da 10 di base in teoria si stanno riproducendo. Bene, allora ragazzi, vedete già percentuale al 90, al 90% per quanto riguarda la produttività, quindi già diciamo è un po' aumentata. E adesso appunto sì, ho scaricato una paglia, ho fatto prima una prova se il carro riuscì a scaricarla così, quindi riesce benissimo, quindi potete usare anche questo senza usare il carro miscelatore. E la paglia l'ho raccolta su un campo, era un po' a bordo campo, ne ho tirata su un po'. Intanto qui stanno facendo, devo dire, un buon lavoro con i bancali, veramente bravo. E non state attenti a non dargli addosso. Adesso vediamo di scaricarne un po'. Basta, 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 magna un allevamento intero, no? 10 per 6 che comincia. Comunque, se ragazzi appena diciamo si completano 3-4 bancheretti, voi li togliete subito, li vendete, cose così, non occorre che dopo vengano fuori e sono volati per tutto il mondo, di qua, di là. Perché se ne tenete pochi, pochi possono andare in giro. Se lasciate che si riempi tutto il wool collector, sul wool collector aveva altre 6 file di lana, le lasciate piene, diventa un macello assurdo. Ecco, questo schifo del paia qua. Vabbè, niente, direi che anche per questo video del server free è tutto. Dovrebbe essere la 20ª, 19ª, non mi ricordo. Niente, dagli operai e da FMark95, mi raccomando, non serve che, spero che ripeta ciò che ho detto prima, spero non accadano nuovamente cavolate varie e comportatevi bene. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.